Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio dal Ligorna. Campionato di Serie D, la sfida è tutta ligure tra il Ligorna e il Vado. Si gioca ancora a porte chiuse. Il ripreso e il montaggio è affidato ad Ilaria Monti. Intervento di Zunino in profondità, a cercare lo scatto di Held. Esce il portiere fuori dall'area, perde clamorosamente il pallone e regala Held il vantaggio del Ligorna. Un errore clamoroso in disimpegno da parte del portiere Lucia. Uno come Held non poteva certo perdonare. Ligorna passa in vantaggio dopo 6 minuti, un gol tutto sulla coscienza del portiere Lucia. Ligorna 1, Vado 0. Attenzione a questa incursione da parte di Siciliano che prova l'azione personale. C'è un contatto con Gallotti, vediamo la decisione dell'arbitro e non è calcio di rigore, un episodio davvero molto dubbio nell'area di rigore del Ligorna che andiamo a vedere nel replay di Ilaria Monti. Non c'è contatto secondo l'arbitro tra Siciliano e Gallotti e viene solo assegnato un calcio d'angolo a favore del Vado. Episodio naturalmente molto molto dubbio. La difesa del Ligorna a posizionarsi, pallone che viene messo dentro, il colpo di testa e il gol di Siciliano di testa. Si è smarcato benissimo il numero 10 del Vado e sulla pennellata ha messo dentro nell'angolino dove Dondero non poteva certo arrivare. E allora dopo 35 minuti è tutto di nuovo in parità. Ligorna 1, Vado 1. C'è questo contropiede da parte del Ligorna con la velocità di Besmir Ball. Attenzione che c'è un contatto con Tona. Tona che è già ammonito e allora arriva l'arbitro e il Vado resterà in 10. Cartellino rosso per il giocatore del Vado Tona e quindi per la formazione di Tabbiani. Adesso più di un tempo in 10 uomini. Traversone dentro, balla, contatto e l'arbitro stavolta dice che è calcio di rigore. Dal dischetto Held contro Lucia, arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Held e il pallone che entra con Lucia che comunque aveva abbastanza intuito la conclusione. Ligorna torna dunque in vantaggio in chiusura di tempo, doppietta di Held, Ligorna 2, Vado 1. Ancora Lazzaro, poi Job attaccato di nuovo da Romano e adesso il secondo giallo arriva anche per il giocatore del Ligorna che era già ammonito e quindi anche la formazione di Salvatore Mango rimane in 10. 10 contro 10 in questo ultimo quarto d'ora abbondante, in un secondo tempo in cui è successo davvero pochissimo. Siamo al minuto 50, la battuta da parte di Di Leo. Il pallone nel mucchio, al limite dell'area, colpo di testa da allontanare proprio mentre arriva il triplice fischio. Vince il Ligorna per 2-1 contro il Vado. Tutto nel primo tempo, vince il Ligorna per 2-1 in una partita molto tirata in cui gli episodi arbitrali non sono stati certo favorevoli al Vado.